Ciao a tutti, siamo a Jenins nel Canton Grigioni in Svizzera, alla Greisinger Museum, che è un museo realizzato da Bernd Greisinger, all'interno del quale si trova parte della Greisinger Middle Earth Collection, la più grande collezione mondiale di opere d'arte, ma anche di memorabilia, oggetti da collezione, qualsiasi cosa sia stato prodotto legato al mondo di Tolkien. Abbiamo già fatto un giro all'interno, abbiamo visto una bellissima collezione soprattutto di libri, di primissime stampe di libri di Tolkien, edizioni firmate del Signore degli Anelli, dell'Hobbit, primissime stampe. C'è anche una bellissima stampa dell'edizione Rusconi del 71 del Signore degli Anelli, la prima edizione firmata da Tolkien. Adesso vi faremo vedere qualche immagine dell'interno e vi intervisteremo i realizzatori e i curatori di questo luogo. Why did you decide to begin this collection first and to build this museum here? Why I did the built museum here is because I live here with my family. So it was obviously I want to have the hobby, the museum near to my house. And why a Middle Earth museum? Because I'm fascinated of fantasy, of real fantasy, and the world that Tolkien created. And so I started collection with some pieces, and the pieces got more and more, and so many pieces that I decided to build a museum. Okay, and what do you think about what's the best place in Europe or in the world that you where you can recognize Middle Earth? Because I think that Switzerland is similar in I think some you way. have many places in Europe where you could feel like in Middle Earth, because originally it is in Middle England where Tolkien lived, because he was inspired by his own region. But then, if you leave the Shire or this one, then you have another situation like mountains. He has described many mountains in his books. So we live here in the mountains, Switzerland. Tolkien was here in 1911 in Interlaken, Lauterbrunnen, visited Eiger, Mönchjungfrau, the big three mountains, and they inspired him for the three big mountains in the Misty Mountains. So, and then one of them also has the name Silverhorn or like this. So he also for Celebdil he used nearly the same expression. And what's the piece of your collection you are more proud, prouder about Yeah, of? I'm very proud, of course, always of all stuff that Tolkien signed, because that is very seldom. He doesn't give his signature to anything, because he was a professor and was not so in the public. And it was not like today that everyone he make autograph session, and many people come and want to have an autograph of him. So, and he died in 1973, and that was not a hype that we see today of Middle Earth, Lord of the Ring, Hobbit. So in 1973 when he died, he was well known, but so many fans that wanted from him a signature was not normal. So there don't exist many of this, and so it's very seldom. Rarity, and that means yes, a high value, of course. And, al and also, I'm very proud about my collection of paintings, because we have the largest collection referring to paintings inspired by Middle Earth. And so, I'm very proud to own this collection, proud to own more than 3,000 books that is. Around Tolkien's Middle-earth, and of course to own this museum, because everyone who come to Jenins, to this museum, has the possibility to feel like to be in Middle-earth. And so I'm also proud of my team that I have, also with Ivan Cavini and Davide Martini, Peter Collier, that we together, my father Wolfgang, that we five together give our best to make this perfect place for the fans of Middle-earth worldwide. Many things to be proud of. Yeah, that's so most proud of. Well, it's hard to say. So it's all together. All together makes it so perfect, so nice, so beautiful.
If I had only books from Tolkien signed, it would be nice to have these. You saw these in my at a place in my house. You saw these. So it would be nice to have this in collection, but it's nothing without this museum. Siamo qui con Ivan Clavini, direttore creativo, e questa qua è la stanza del Balrog. Ivan, spiegaci bene come si dipana questa appunto l'esposizione. Allora, il museo è diviso in stanze tematizzate, questa sarebbe Moria Room. Ci sono varie bigature, chiamiamo così, che sono creature gigantesche che ho realizzato. E appunto ogni stanza ha un tema, quindi questa è la stanza Moria, quindi sarà quella un po' più dark, un po' più scura, dove saranno esposte anche le opere a tema Moria. C'è una presenza inquietante. Sì, non è finito, ci lavoro ogni tanto perché cerco di seguire vari lavori, essendo quello che si occupa delle scenografie, degli allestimenti, quindi... Questo Balrog ha la particolarità che si vede al buio, sì. E diciamo che la lava è abbastanza fluorescente. Sì, esatto, la lava all'interno delle crepe, la bocca, così saranno fluorescenti quando al momento giusto, ovviamente, e mentre invece il corpo è ombra, ovviamente. Questa è la stanza degli Argonaut, mi sembra di capire, queste enormi statue, anche queste realizzate da te. Sì, queste sono state le prime bigature che ho realizzato nel 2007, con materiali abbastanza improbabili, però adesso le sto aggiustando, robustendo. Questa è la stanza di Wilderland, quindi praticamente a tema elfi, quindi c'è la parte... puoi vedere di fronte a te, che è quella diciamo ispirata più allo studio di Elrond. Under construction. Tutto work in progress, mentre la parte dietro di noi, diciamo che è la parte più gondoriana, che qua c'è la parte di Galadriel, dello specchio di Galadriel, ancora tutto ovviamente work in progress, ma speriamo di finire in tempo. Ma già che ci siamo, spiega un attimo come mai ti è nata questa passione di costruire, di scenografare questo posto. Ma... come vi siete conosciuti voi? Allora, Dario De Martini mi ha presentato a Ben Greisinger e io ho dato alcune delle mie opere, delle mie illustrazioni. Poi, venendo a contatto con tutti gli illustratori che sono presenti all'interno della collezione, vedendo queste opere originali con delle tecniche incredibili, mi sono in parte gasato, in parte demoralizzato, nel senso che veramente c'era di tutto di più da ogni parte del mondo, e da bravo dislessico ho pensato quali erano le mie passioni da piccolo mi costruivo i giocattoli. Ah. E quindi ho detto, beh, però potrei proporre un modellino in scala del museo, visto che era completamente vuoto, non c'era neanche, c'erano solo i muri esterni, una gettata di cemento. Ovviamente l'idea di Bent era abbastanza chiara su cosa voleva fare, gli ho presentato questo plastico, lui mi ha detto le idee che aveva, abbiamo fatto step by step, siamo arrivati a una soluzione, un progetto. Dopodiché lui ha capito che c'era una buona connessione tra di noi, ci intendevamo molto bene, mi ha dato fiducia, per me è stata una scuola questa esperienza e adesso mi sto divertendo. E siamo soltanto lo stiamo vedendo pian piano. Sì, è ancora tutto, sembra tutto molto, molto indietro, c'è ancora molto da fare, però da un giorno all'altro mi accorgo che alcune stanze iniziano a prendere forma. Questo mi sembra di capire che è la sala Gondor. Mi sembra estremamente caratterizzata. Ed è anche questo in costruzione. Hai preso. Beh, mi sembra che ci sia un bel po' di arte romanica. Sì, come Peter Jackson nel film, si sono ispirati molto all'architettura romanica. Ovviamente ci prenderemo molte libertà nei capitelli, nelle colonne che devono essere ancora fatte. Qui ci sarà una vetrina con tutta la memorabilia, le statuette, tutta la collezione più legata ai giocattoli e alle miniature. Perché la collezione, ricordiamo, include oltre che opere d'arte anche certo, la memorabilia. Qualsiasi cosa esiste, ne ha due. E poi tanti anche altri quadri. Sì, no, il bello di questo museo è che Bent voleva un percorso vario, quindi voleva salire, scendere, tornare di nuovo, e voleva che i visitatori si perdessero un po' in questo ambiente e che ritrovassero un po' della terra di mezzo in questo museo. In effetti è abbastanza labirintico. Sì, abbastanza labirintico, poi ci saranno ancora quelle sorprese che non sveliamo. Il complesso
stato e sarà inserire le opere d'arte insieme alle ambientazioni, senza fare ambientazioni troppo ricche, troppo realistiche, che possono dopo disturbare le opere, ma allo stesso tempo dare un'idea non fredda, ecco, degli ambienti. Qui siamo nella stanza più incredibile di tutte, siamo letteralmente a Fangorn, come noterete da questa presenza sopra di noi, incredibile appunto, e c'è un enorme barbalvero. E come è stato realizzato? Con dei veri pezzi di legno? Ah, questo è stato fatto in collaborazione con Claudio Sossai, che è uno scenografo di Bologna. Praticamente sì, ci sono tubi da cantiere, c'è di tutto, ci sono delle canaline da corrente elettrica, ci sono tubi di plastica, c'è qualsiasi cosa, però il risultato buono. Dice che inquietate tutti perché è una delle stanze prossima ad essere ultimate, quindi hai già più verosimile. Esatto. Beh, poi sì, mi sembra quasi sentire scricchiolie, cose. Sì, no, adesso la cura del dettaglio per noi è importante. Questa è l'ultima stanza del museo, è la sala delle proiezioni, mi sembra di capire, visto che, come potete vedere, siamo illuminati da un proiettore, e sopra di noi incombe un'altra figura, che è Smaug. Sì. Anche questo qua è realizzato completamente da te? Sì, questa è stata la mia più grande fatica, nel senso che ero solo e quindi in mezzo delle galline in Italia, dentro un capannone, quindi questo è stato la big tour più massacrante, però alla fine sono soddisfatto. Insomma, devi vedere che c'è anche una parte che non è molto protetta, diciamo, sì, dare una freccia, è rischioso per questo smaug. Sì. Bene, grazie mille per averci fatto fare questa guida, cioè fatto questo giro nel museo. Ovviamente sarà, quando sarà completato, sarà ancora più ricco, ancora più appunto dettagliato. Certo. Ovviamente l'appuntamento è per tutti, è per venire a visitarlo. Vi aspettiamo.